buongiorno, siamo al largo della torre qui a Uselio, siamo qui per fare l'inaugurazione di questa nuova casa fatta dal comune di Uselio in collaborazione con la regione Piemonte. E qui c'è il consigliere Andrea Cane che diciamo in questo progetto è stata parte attiva. Certo, è un onore per me rappresentare la regione in questa giornata di sole e penso che sia una grande soddisfazione anche per la famiglia Ferro, i gestori e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato che serve soprattutto a continuare a credere nella montagna, a ripopolarla non solo in termini di residenti ma anche di gente che può lavorare all'interno di questi territori. Io per primo vivo in un territorio di montagna tutto l'anno, quindi conosco molto bene i problemi ma anche i vantaggi che può dare la montagna. Come amministrazione regionale continueremo ad impegnarci per questi territori, siamo tra l'altro l'amministrazione da quando sono state fondate le regioni che ha più eletti di persone appunto che vivono veramente in montagna o comunque conoscono i territori della montagna, quindi questo non è solo un augurio ma un impegno a continuare a moltiplicare queste giornate, a creare non solo nuovi alpeggi ma nuovo lavoro e contribuire a far venire sempre nuove persone a risiedere. Deve esserci assolutamente un'inversione di tendenza, non dobbiamo più dire i piccoli comuni di montagna ma devono tornare i protagonisti come erano lo scorso secolo. Grazie Andrea veramente per tutto quello che hai fatto. Qui c'è il sindaco di Uselio, l'amico Grosso, è parecchi anni che ci conosciamo dai tempi del Fresa con la Toma. Dici qual è lo step di lavori che ha portato poi all'inaugurazione. Beh, e parleremo poi da chi è stato dato, la famiglia che è stato dato in gestione. Noi siamo partiti mi pare nel 2018 proprio, che c'era un bando della regione proprio per gli alpeggi, dato che noi avevamo questo terreno che è proprietà del comune, avevamo un rudere qui, abbiamo potuto accedere a questi contributi che la regione Piemonte, grazie alla regione Piemonte che ha dato un contributo del 90%, siamo riusciti a fare questo alpeggio che l'abbiamo inaugurato proprio oggi con una centralina sotto che crea anche la corrente, che ci possono scaldare, avere l'acqua e avere i servizi di tutti. Poi c'è anche la televisione, c'è le docce, poi però è un'abitazione di una persona, di una famiglia normale che deve, come giù, come in pianura. È giusto che anche chi vive in montagna abbia gli stessi servizi e gli stessi diritti che ha un contadino di pianura, perché non si può più vivere come si viveva una volta. Bene. Noi dobbiamo continuare, adesso abbiamo un progetto di fare un'altra strada che porterà un altro alpeggio. Se riusciremo a trovare anche dei contributi continueremo su questa strada. Bene sindaco, complimenti per quello che avete fatto in sinergia con la regione Piemonte, è un esempio da prendere, da portare avanti e ti faccio veramente gli auguri anche per il futuro. Ma veniamo a chi ha preso in gestione, perché questa struttura è stata già data in gestione, giusto? Certo, certo. Quindi, con un bando, Con un bando. Allora, c'è stato un bando comunale, ha dato questa struttura in mano alla famiglia Ferro e qui vicino a me c'è Flavio. Per sei anni. Flavio che ha preso in questo bando quella struttura. Poi ti farò parlare, voglio solo ricordare che Flavio è stato insignito a livello nazionale del premio di Bandiera Verde. Bandiera Verde è il premio che CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, mette tutti gli anni a disposizione dei giovani agricoltori. Proprio per quello che ha fatto lui e la sua famiglia è stato insignito a Roma, in Campidoglio, di questo premio che verrà poi affisso davanti al portale. È giusto. Non mi dilungo più, voglio che Flavio faccia un breve quello della sua famiglia, perché è una famiglia importante, e di quello che eventualmente vorrà fare per valorizzare questa struttura. Vai Flavio. Allora, prima di tutto questa famiglia qua è una famiglia storica, che sono 3 o 4 generazioni che sono sempre stati in Margaro. Io sono quarta generazione che facciamo questo lavoro, che risiediamo in questa vallata, nel vallone d'Arnas,
Speriamo adesso, soprattutto con una struttura nuova, di poter lavorare ancora meglio, di poter tirare un po' di turismo, un po' di gente in vallata. Adesso probabilmente, adesso se riusciremo, avremo un progetto più a valle di fare un altro alpeggio nuovo, di nostra proprietà, sperando che... così valorizzando tutta la vallata dall'inizio fino alla fine. Largo Giovani, quindi... ecco, e loro da quest'anno produrranno la toma di lancio marchiata, che è molto importante per distinguere, perché arriva toma di lancio da tutte le parti d'Italia, no? Però toma di lancio deve essere marchiata, perché deve essere riconoscibile e deve essere venduta al prezzo giusto, non a 7 euro al chilo, che è una vergogna per il produttore. Ecco, io sono passato adesso proprio nel paese di Viu e vedevo le insegne toma di lancio 6,50 euro, toma di lancio 6 euro, però io... Scusate, mi sono fatto due conti, ma sinceramente rivendere il sindaco... Si pagano neanche il latte. Rivendere la toma, rivenduta a quel prezzo lì, quindi c'è da fare tutta un'azione, penso, per valorizzare questo prodotto, per dare il giusto reddito a questi giovani che stanno lavorando sul territorio. E questo è ancora un ringraziamento sia al Comune che alla Regione per quello che ha fatto e spero che sia da cata rifrangenda, quindi che si possa rifare per altre vallate, per altre zone. Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie.